bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi si sta avvicinando un temporale pazzesco, quindi forse è meglio che chiudo la finestra prima che mi faccio il bagno. Però comunque oggi siamo in un video in cui vi spiegherò come crescere su Instagram. Quindi ragazzi mi raccomando, guardate il video fino alla fine, così vi svelerò dei trucchetti che sto usando io per crescere su Instagram. Devo dire che funzionano anche bene. E non useremo siti o app esterne, quindi non vi preoccupate, è tutto fatto apposta. Andiamo! Hello bella gente e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi location diversa, in realtà è sempre la stessa camera, però oggi mi sono organizzata in modo un po' diverso che dopo vi farò vedere magari per registrare questo video. Quindi solo per questo dobbiamo arrivare a 50 like, perché voi non avete idea del casino che io abbia fatto per poter registrare questo video. Quindi bene così. Comunque ragazzi, fatemi sapere se questa location vi piace, se volete vedere altri video così, magari altri video di questo genere, o comunque video di diverso genere, ma che comunque necessitano di un qualcosa di parlato, tipo che ne so, video fuck o cose del genere, perché a me sinceramente questa cosa potrebbe piacere, anche perché così ho più spazio per muovermi e mi posso muovere e fare cose nel frattempo che magari rispondo a domande o comunque dico cose. Là dietro intanto c'è la mia postazione, dove come vedete manca un pezzo, però la mia lampada, perché la sto usando per farmi luce, altrimenti non mi vedreste. Adesso passiamo all'argomento clou di questo video, ovvero il punto principale per cui ho deciso di creare questo video. Allora, come molti di voi sapranno, io ho un account di Instagram, sia un profilo pubblico sia un profilo invece privato. Ebbene sì ragazzi, perché voglio far crescere il mio profilo di Instagram? A parte per i like, come molti possono pensare, voglio far crescere il mio profilo di Instagram perché Instagram offre tantissime opportunità. Punto numero 1. Chi ha molti seguaci su Instagram è facilmente contattabile dalle aziende per poter recensire prodotti, vestiti e cose del genere. Quindi se magari vedete una persona che ha, non lo so, anche 10.000 follower su Instagram che sponsorizza un'azienda, è perché l'azienda appunto l'ha contattato e le ha chiesto di sponsorizzare quel prodotto. Ci sono alcune aziende che ti pagano per farti sponsorizzare quel prodotto, mentre ci sono alcune altre aziende che invece ti contattano e ti dicono: ciao, senti, vorresti sponsorizzare il mio prodotto? Sono disposto appunto a inviartelo. Se tu accetti, bene, se non accetti ne troveranno un altro. Perché ormai Instagram è pieno di profili e di persone che cercano di fare questa cosa. Punto numero 2. Guadagnare su Instagram è più facile rispetto a che farlo sia su YouTube sia comunque su qualsiasi altra piattaforma. Perché su Instagram comunque basta avere una base di follower abbastanza elevata e abbastanza attivi da poterti permettere appunto di contattare anche tu personalmente le aziende, quindi andare magari, che ne so, da Daniel Wellington per dire, e dire: ciao, senti, io ho un tot follower, eccetera, eccetera, vorrei collaborare con te, magari facendomi inviare dei prodotti e poi sponsorizzandoli sul mio profilo Instagram. Ovviamente non glielo potete dire così, se non vi accetteranno mai, però comunque il succo del discorso è quello. È molto importante tenere un profilo abbastanza aggiornato e abbastanza attivo per poter poi usufruire di questa cosa, per contattare delle aziende e comunque avere in cambio prodotti gratis o comunque degli sconti molto molto forti. Punto numero 3. Crescere su Instagram è importante anche dal fatto popolarità, perché diciamoci la verità ragazzi, chi di noi non sognerebbe avere un profilo di Instagram così tanto popolare da fare invidia ai propri amici? Cioè, sarebbe una cosa fantastica, no? Magari vai lì a scuola con i tuoi amici che hanno tutti un profilo di 3.000, 4.000 follower o comunque anche 1.000 follower e ti senti un po' escluso perché magari tu hai 100 follower che sono sia noi, i tuoi amici di scuola, i tuoi genitori e i tuoi nonni. E quindi è un po' così brutto. Invece, se tu ti presentassi a scuola con un profilo di Instagram da 10.000 follower, 100.000 follower, cioè i tuoi amici rimarrebbero comunque a bocca aperta. E sarebbe una grandissima cosa se volete prendervi qualche rivincita. Io ve lo suggerisco. Ma adesso passiamo a noi. Come fare a crescere su Instagram? Vi ho detto questi tre punti fondamentali del perché crescere su Instagram è importante secondo me. E adesso però passiamo al metodo su come farlo. Come già detto nella intro, non avremo bisogno di applicazioni o siti esterni che potrebbero farci bannare l'account. Perché sì, se state usando delle applicazioni o siti esterni per crescere i vostri follower su Instagram, state facendo un grossissimo errore. Perché Instagram vi sgamerà e vi bannerà l'account, o comunque, peggio ancora, vi bannerà l'IP. Quindi non potrete crearvi nuovi account
perché appunto avrete l'IP bannato. Quindi un mio consiglio è: non usate assolutamente app o siti esterni per crescere su Instagram, ma piuttosto seguite questi semplicissimi consigli che sto per darvi, perché li sto provando personalmente e dopo vi farò anche vedere, magari o con delle schermate in sovraimpressione, i miei follower che aumentano e come faccio a farli aumentare. Per questo punto del video ci sono altri 3 punti fondamentali da dover seguire e sarete alla grande. Farete un profilo con il contro fiocchi, insomma, perché stavo per dire altro, ma noi siamo family friendly, quindi non vogliamo. Ebbene, direi di iniziare subito. Comunque, ragazzi, questa location mi piace un botto, cioè un botto mi piace. E probabilmente anche a voi. Comunque, quando voi starete guardando questo video, io sicuro sarò ancora in vacanza di Ischia, però vi invito comunque a seguirmi su Instagram che trovate sotto in descrizione, o comunque al link che c'è qui. Perché, ragazzi, è molto importante che voi mi seguite su Instagram, così resterete sempre aggiornati sia per quanto riguarda le cose che faccio e sia se volete magari inviarmi un messaggio e volete una rapida risposta. Perché purtroppo non sempre mi arrivano le notifiche dei commenti, quindi magari li leggo la sera oppure il giorno dopo. Invece su Instagram mi arrivano sempre tutti i messaggi, quindi sono anche molto più attiva rispetto a YouTube e potete inviarmi lì qualsiasi tipo di curiosità o comunque domanda che avete e vi risponderò a breve. Ora però passiamo al punto fondamentale numero 1. Per fare follower e ricevere tanti like e per poi appunto avere collaborazioni con aziende eccetera, c'è bisogno di avere un profilo ben organizzato. Quindi la prima cosa che vi consiglio di fare è di mettere delle stories in evidenza, come ho fatto io, magari con cose che vi piacciono, magari con prodotti che vi piacciono, magari con brand che vi piacciono, tipo, che ne so, seguite Daniel Wellington perché vi fanno impazzire i suoi orologi, mettete delle foto con il vostro orologio preferito di Daniel Wellington o cose del genere. Così facendo le aziende saranno già più invogliate a spedirvi dei prodotti, perché comunque sanno che voi li pubblicizzerete mettendoli magari in evidenza nelle vostre stories. Un altro punto fondamentale è ottimizzare al meglio la descrizione del vostro profilo Instagram. Questo fa sempre parte del punto numero 1, perché poi gli altri 2 punti sono un po' differenti e ci arriviamo dopo. Sì, comunque la descrizione è molto molto importante, infatti è la parte in cui si concentra il vostro profilo, oltre alle foto che scattate ovviamente. Perché nella descrizione voi avrete l'opportunità di scrivere quello che fate, per esempio chi siete, o se magari avete un canale YouTube dite che siete appunto uno YouTuber. E poi c'è anche il famosissimo link che potete inserire, quindi se avete un canale YouTube mettete il link del canale YouTube. Se invece non avete un canale YouTube ma avete per esempio un blog di moda o viaggi, comunque quel che è, mettete il link del blog. Quindi una volta ottimizzato il vostro profilo con la descrizione, i tag e il sito web, dovete fare un'ultima mossa fondamentale, ovvero aggiungere una mail di contatto. Se proprio non avete una mail di contatto, potete anche usare il vostro numero di telefono e potete mettervi come informazione di contatto appunto il vostro numero di telefono. Anche se vi consiglio la mail, perché le aziende molto spesso contattano solamente tramite mail. E quindi già a questo punto sarete a un buon passo per far crescere il vostro profilo e diventare degli influencer o comunque degli sponsor di aziende, eccetera. Quindi una volta fatto ciò e avrete postato delle foto accattivanti che vi identificano, insomma, che identificano il vostro profilo, avrete completato la parte di preparazione. Adesso passiamo al punto fondamentale numero 2. Per crescere su Instagram c'è bisogno di avere follower e per avere follower c'è bisogno di fare un semplicissimo passo che vi spiegherò adesso. Praticamente vi basterà andare su profili grandi, come per esempio potrebbe essere, non lo so, uno YouTuber che seguite, e andare nei follower di quello YouTuber, quindi delle persone che seguono quello YouTuber. Voi dovrete fare una cosa semplicissima, ovvero seguire tutti i profili e continuare a farlo però facendo delle pause, perché se seguirete tipo 300 profili tutti in una volta, Instagram vi bannerà l'account o ve lo bloccherà, comunque, per cui non potrete seguire persone per almeno una giornata o 2, poi dipende. Quindi quello che vi consiglio di fare io è, cioè, in 5 minuti seguire 20 o 30 persone, poi fermarvi per una mezz'oretta e poi riprendere. Facendo così comunque vi troverete molte persone che vi seguiranno a loro volta e poi dopo voi gli potrete anche togliere il follow, quindi unfollowarli. E questa cosa, mi raccomando, è molto importante da fare, perché le aziende notano anche il numero di seguiti rispetto a quelli che vi seguono. Quindi se voi per esempio avete 1000 profili che vi seguono ma ne seguite 2000, le aziende non vi contatteranno. Quindi, ragazzi, è molto importante togliere il follow alle persone quando vi seguono, anche se non vi seguono, perché per esempio non tutti vi seguiranno a loro volta.
Quindi dovete tener conto di questi due fattori. E così facendo, comunque facendo follow for follow, come un po' il sub for sub su YouTube, riuscirete ad avere un numero maggiore di persone che passeranno al vostro profilo e che, se gli piacciono le vostre foto, vi seguiranno a loro volta. Il terzo ed ultimo punto fondamentale per questo video è quello dei like, perché ovviamente le aziende vanno a vedere non solo quante persone visualizzano il vostro profilo, quante persone vi seguono, ma anche quante persone sono effettivamente interessate ai contenuti che portate. E per vedere questo interesse le aziende usano il pulsante dei like, quindi vedranno magari una vostra foto con 500 like che magari ritrae un oggetto tecnologico, e se è un'azienda di tecnologia sarà più invogliata ovviamente a mandarvi un prodotto da testare. Quindi ragazzi, mi raccomando, anche quello è molto importante. Comunque non vi ho detto una cosa: per far crescere i vostri follower potete usare anche la funzione di ricerca in Instagram, ovvero fare una cosa, scrivere hashtag follow for follow e vi troverà i post più recenti che appunto usano quell'hashtag. E così facendo voi potrete seguire quelle persone e quelle persone saranno sicuro dei vostri nuovi seguaci, perché hanno inserito quell'hashtag, che vuol dire che fanno appunto questa cosa. Oppure potete cercare anche un hashtag che si chiama hashtag like for follow, ovvero che voi lasciate like alle foto dei post recenti e loro invece vi seguiranno in cambio. Quindi non lasceranno like ma invece vi seguiranno, che è una cosa molto molto comoda se non volete seguire e stare lì a togliere follow man mano alle persone, ma se volete semplicemente crescere. Questa cosa può essere usata anche per aumentare mi piace. Se voi andate su un account che appunto fa usa questi hashtag, ovvero like for like, follow for follow, potete fare la cosa che gli dicono l'hashtag. Per esempio, se andate sul profilo dei like for like, lasciate like a tutte le foto del profilo e lui vi ricambierà lasciando like a tutte le vostre foto. Ed è una cosa molto molto importante da fare per aumentare sia i seguaci e sia comunque i like. Quindi ragazzi, questo era quello che vi consiglio io di fare se volete appunto aumentare. Vi lascio l'ultimo trucchetto bonus che io utilizzo, ovvero quando magari postate una nuova foto usate degli hashtag appropriati. Per esempio, avete scattato una foto di un oggetto tecnologico e magari ci avete scritto nel post una piccola recensione. E potete fare una cosa, potete aggiungere gli hashtag che magari traggono il nome dell'azienda di quel prodotto, il nome del prodotto, dove l'avete comprato, e potete magari anche mettere gli hashtag che vi ho detto prima, ovvero hashtag like for like, hashtag follow for follow, eccetera. In questo modo ogni volta che una persona andrà a cercare hashtag like for like o hashtag follow for follow, troverà più velocemente il vostro post e sarà più invogliata magari a lasciare like a quel post e a seguirvi. Così facendo, grazie agli hashtag, aumenterete di molto il vostro engagement, sia a livello di follower sia a livello di like, e sarete più propensi a crescere e ad essere contattati poi dalle aziende. Questi erano i punti fondamentali, i miei consigli su come crescere su Instagram e come sto facendo io a crescere su Instagram. Qui trovate il mio profilo, che è chiocciolairene.boiano, dove potete seguirmi. E sì, probabilmente saranno apparse delle immagini in sovraimpressione mentre vi faccio vedere queste cose, mentre vi dico queste cose. E niente ragazzi, io spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto. Spero che molti potranno seguire questi consigli per aumentare il proprio engagement su Instagram. E spero che ognuno di voi venga comunque contattato dalle aziende al più presto per farsi sponsorizzare comunque dei prodotti o per fare delle cose. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile, lasciando un commentino qua sotto, e se questo video vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto, appunto vi invito anche a lasciare un like. Se questo video arriverà alla bellezza di, udite udite, 100 likes, farò un altro video in questo modo dove vi spiegherò altre cose riguardanti Instagram che secondo me molti potrebbero essere interessati. Questo video inoltre dovrà essere condiviso da tutti voi che lo state guardando, perché è un video molto molto importante a cui tengo parecchio e a cui comunque ci ho lavorato un pochino dietro rispetto anche agli altri video che faccio, perché io di solito ci lavoro molto dietro i video che porto, ma questo fidatevi ragazzi che è stato un video ancora più elaborato. Quindi ragazzi, vi raccomando, fatemi questo piacere, condividete il video con tutti i vostri amici, condividete il video con le persone che potrebbero essere interessate a crescere su Instagram. Se magari avete un canale YouTube, condividete questo video con i vostri follower appunto su YouTube, con i vostri iscritti. E niente, se questo video dovesse mai raggiungere 100 like, ovviamente io vi porterò il prossimo video in cui vi spiego questi trucchi su Instagram che molti potrebbero essere interessati e potrebbero essere utili a molte persone che comunque vogliono lavorare, tra virgolette, nel settore del influencer o comunque nel settore di internet. Quindi ragazzi, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video, nei prossimi giorni. Bella!